io ricordo che mi colpivano molto. E sono due poesie che si trovano poi nel primo libro. E non so, poi da quel momento in poi, non so come è successo, mi sono trovato a presentare anche i suoi libri a volte. Quindi è Infatti. venuto fuori che abbiamo anche presentato i suoi libri più di una volta. Più di una volta. Se io lo faccio sempre molto scherzosamente, non mi piace una cosa troppo seria, però è così. Alla fine è nata così, con Aule Vuote e Foglie Morte. Quindi hai sempre collaborato anche a leggere le poesie, Io quindi sì, collaborazione sì, fin insieme. dall'inizio ho collaborato, E sì. quindi io pensavo che ti ha dato un esempio, una grinta, Sì. invece di più di così siete andate oltre, collaborare Sì, ho insieme. proprio collaborato, Quindi sì. collaborare insieme, che bello questa Sì. cosa qui. Giorgia, e raccontami un po' come l'hai visto. Stai viaggiando oltre Italia, quindi sempre spesso anche a Gerusalemme. Questo incontro con lui che sa fare anche il volontariato, quindi questa bellissima cosa, vedi che è fuori dal mondo Certo, letterario, certo. che anima grande che ha, quindi fa anche dell'aiuto e si impegna a contribuire anche in questo lato, dove siete collegate molto da quello che ho percepito prima. Infatti sono arrivata in questo istituto per sordi a Betlemme per motivi di lavoro e ho trovato appunto le tracce di un italiano, Mai fermo. che però erano tanti anni che non ci si vedeva. Sì, E, tantissimi. ma quando sono tornata in Italia l'ho ricontattato, ho detto: ci sei, ti ho trovato anche in Palestina. Ed è stata una cosa bellissima, bellissima perché io sai che mi occupo di India, ma là ero andata così per fare un dono alle insegnanti di questo istituto che volevano una logopedista per un piccolo aggiornamento. Ma trovare una persona che conosco, che so, che sapevo impegnata in tante cose, trovarlo impegnato nel volontariato lì in Palestina, in questo posto di sordi che sono sempre stati nel mio cuore, veramente mi ha aperto l'anima ancora Veramente. di maggior Grazie, grazie, benevolenza nei grazie, tuoi grazie. confronti. Io mi Grazie. permetto di farti un'altra domanda molto curiosa nella domanda legata a Treviso e Terra Santa, dove ci siamo spesso incontrati. Mi piacerebbe che lo scopriamo, lo diciamo al pubblico, questo legame al servizio e all'amicizia, alla collaborazione con Terra Santa, come è stata e come oggi. Guarda, tutto nasce da un evento un po' strano nella mia vita. Un giorno ero in una cerimonia di una inaugurazione. C'era il vecchio vescovo di Treviso, Monsignor Mistro Rigo Antonio, era in pensione da tanto tempo, che pubblicava tante cose, no? Un sacco di libri, e io non avevo mai parlato con lui. E prima di uscire dalla chiesa dove c'era stata questa cerimonia, lo avvicino e dico: mi scusi, eccellenza, ma da dove viene tutta questa carica di scrivere? Aveva superato gli 80 anni da un pezzo, no? E allora lui si è fermato, è ritornato indietro verso l'altare, ci siamo seduti in un banco e lui ha cominciato a spiegarmi da dove nasce questa sua carica, no? Per i contatti che aveva avuto con Giovanni Paolo II a Lorenzago durante le ferie del Papa, perché il castello di Lorenzago era della diocesi di Treviso. Allora lui dopo mi ha chiesto delle cose e uscendo mi ha detto, perché era in categorico il vescovo: sabato prossimo l'aspetto a casa mia, che dobbiamo lavorare insieme. E così è stato, no? E collaborando insieme, un giorno mi ha detto: Gianfranco, tu devi andare di là della strada. Allora, la casa del clero a Treviso è vicino all'ospedale, no? A fianco della chiesa votiva dei frati francescani, dove c'era la sede del commissariato di Terra Santa per il Triveneto, no? Mi fa: devi andare di là della strada a dare una mano per lavorare per la Terra Santa. E lì ho iniziato a lavorare con padre Aldo Tonini, abbiamo
realizzato tantissime iniziative, tantissime con mia moglie anche, chiaramente, no? Che ha sempre collaborato a queste cose qua. Mia moglie non era assente da queste cose qua. Anzi, con lo vulcano anche lei. Anzi, no, quello che io scrivevo, se era degno di pubblicazione, lo diceva lei, perché le recitava lei le mie poesie prima di tutto, che era un'attrice consumata, mia moglie sapeva recitare, no? E lei recitava e mi diceva sì o vediamo, no? Però diceva sempre di sì poi alla fine, no? Era molto, molto fine, molto acuta, capiva anche le cose che scrivevo, le diceva bene la Giorgia prima che io canto l'amore, no? Ma non è un amore fisico, è l'amore per la bellezza. Ecco, questo sì, l'amore per la bellezza. E quindi essere immersi in questa dimensione dove anche la natura è bellezza, se vogliamo, anche la donna che vive in quel contesto è bellezza. E io canto tantissimo le donne nelle mie poesie, vedendole nella loro, come dire, per me Dio quella volta ha fatto un'opera d'arte quando ha creato la donna. Va bene? Grazie a nome di tutte le donne. L'uomo, sì, per carità, può essere anche bello, niente, però quando Dio ha creato la donna ha fatto un'opera d'arte straordinaria, no? E la bellezza è tutta la donna. Dentro la bellezza c'è tutta la donna. E io canto queste cose qua, chiaramente, non in senso fisico. Sì, ma una dote poetica in senso, particolare. Sì. Vogliamo dire, trasfigurando la femminilità nella bellezza, collegandola all'amore. Ecco, questa è un po' l'operazione culturale, che diciamo. Fai. Bello, quindi hai avuto sempre un amico e dei amici accanto a questi bellissimi volumi. Certo. Hai contribuito, quello che mi ha meravigliato moltissimo, hai contribuito alla fine, dopo dando vita a questi bellissimi, importantissimi storici libri, chiamiamoli poetici, letterari e storici, che hanno comunque un contributo grandissimo al patrimonio culturale, certo. Però sei andato oltre, dimostrando una grande dignità, oltrepassando la normalità umana e donando, contribuendo con un dono all'umanità intera, a titolo gratuito, volontario, insieme a un carissimo amico di cui ti chiedo di raccontarci la storia, sì, brevemente, che di questo si è sentita anche in Vaticano, quindi ha avuto proprio un percorso molto particolare, certo, contribuendo gratuitamente a donare all'umanità un saggio, un libro, senza chiedere niente in cambio, lasciandolo lì a un fondo di condivisione, sì, perché la condivisione fraterna, fratellanza, e a questo spirito fraterno hai unito anche tutte le nazioni, un saggio che collega tutte le nazioni del pianeta, sì, tutte le religioni nel contesto della dimensione spirituale. Quindi mi fa veramente piacere a richiamare la domanda di raccontarci la nascita di questo bellissimo, importante dono all'umanità, di questo bellissimo libro, La dignità delle nazioni, che chiediamo al pubblico di, si può trovare questo bellissimo volume su Amazon, ed è un volume gratuito, lasciato, donato da Gianfranco Trabuio, senza chiedere nulla in cambio, contribuendo e da qui prendere esempio. Quindi chiediamo gentilmente a nome del pubblico di raccontare come mai è nato questo spirito di donazione, questo contributo e questo bellissimo libro. Ma diciamo che, come diceva Giorgia prima, sono nato e vissuto nel mondo del volontariato. Adesso sarebbe troppo lungo raccontare tutto, sì, no? Però questo libro qui nasce qualche anno fa, quando un collega come me, statistico economico, ritorna da Bruxelles dove aveva lavorato tutta la sua vita professionale come statistico economico.
ritornato a casa perché abita qui vicino a Mestre, ci siamo casualmente incontrati in un'occasione conviviale e abbiamo cominciato a ragionare su certi argomenti di carattere economico, no? E alla fine abbiamo messo a fuoco questo nuovo modello economico che dopo abbiamo scritto in questo volume qua. La dignità delle nazioni, perché la dignità delle nazioni? Perché noi facciamo il verso ad un altro libro edito nel 1700 dal famoso Adam Smith, il fondatore del liberismo nel pensiero economico, no? Liberismo. E del capitalismo conseguente, no? Allora, siccome noi stiamo vivendo in un periodo di decadenza del modello capitalista che è diventato ipercapitalista, perché il mondo, come lo vediamo in questi giorni, insomma, è dominato dalla finanza, non più dall'impresa, ma dalla finanza, quindi tutto il mondo finanziarizzato e dei poteri che detengono il denaro, no? E non sono molti nel mondo i possessori del denaro, sono alcuni gruppi importanti che comandano e che condizionano tutto il vivere sul pianeta. Questo libro qui è nato quindi con questo spirito perché abbiamo individuato un nuovo modello economico a noi che va oltre questo spirito dell'ipercapitalismo finanziario, va alle radici della dottrina sociale della Chiesa, pensa te. Noi abbiamo scoperto che ci siamo ispirati, ma senza avere le basi solide su questo, ma alla fine ci siamo confrontati con il beato Giuseppe Toniolo, l'ispiratore della famosa enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, 1890. No? Quindi ci siamo detti soddisfatti di questa intuizione, che questo modello economico va oltre, no? Sorpassa, anzi non sorpassa, volge le spalle all'ipercapitalismo, ritornando invece all'economia, chiamiamola, tra virgolette, sociale. Diciamo, no? Allora, qui importante, diciamo un disegno provvidenziale, chissà perché, no? Questo volume qui è stato pubblicato lo stesso giorno dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Lo stesso giorno, 18 giugno 2015, ti rendi conto che roba, oh, 18 giugno 2015, l'abbiamo scoperto dopo, chiaramente non lo sapevamo mica prima, no? E quindi, diciamo, per noi è stata una grande soddisfazione questa coincidenza. Però poi abbiamo detto, adesso si chiama Dino Gerardi, questo mio collega, abita qui vicino a Mestre Chirignago, e io gli ho detto, Dino, adesso abbiamo scritto un libro di teoria, tra virgolette, no? E siccome noi abbiamo tutti studiato tanta matematica, no, all'università, quando c'era matematica c'era il libro di teoria e poi il libro di esercizi. E ho detto, scriviamo anche il libro di esercizi, no? Non possiamo limitarci solo al libro di teoria. E quindi abbiamo scritto un altro libro che si chiama Il manifesto del civismo, che non l'ho portato qui per non riempire il tavolo. È già pronto allora? Già, sì, già pubblicato, sì, nel 2006, l'anno dopo. E quindi raccontaci di questo secondo libro e lo presentiamo prossimamente. Ma certamente, certamente, anzi, ben volentieri. Poi questa cosa qui, cosa vuoi, io l'ho fatta girare, un po' hai detto prima in Vaticano, siamo stati ricevuti in segreteria di Stato, poi siamo invece stati ricevuti dal cardinale Turkson del Ghana, africano, che era presidente del Pontificio Consiglio per lo Sviluppo Umano Integrale, no? E il quale ci ha fatto un'accoglienza. Io non ero mai stato da quelle parti, per me è la prima volta. E il quale mi ha detto, guarda, una cosa stupenda questo modello qua, no? Cosa posso fare adesso? Dice il cardinale a noi, che eravamo eminenza, dico, siamo all'inizio di questo percorso, no? Sarebbe bello che lei ci patrocinasse un convegno. E nel 2017, qui a Zellarino, nella villa del Patriarca di Venezia, abbiamo realizzato un convegno internazionale con personaggi straordinari su questo modello economico qua. E adesso noi continuiamo a girare per promuoverlo. Non siamo mai fermi.
Ultimo nato, sì. Canti veneziani, e quando me ne ha parlato la prima volta ho pensato un ritorno alle radici. Siamo partiti dalla laguna, siamo passati all'amicizia, all'amore, alla Terra Santa, a Noale, quindi ci siamo allontanati dalla terra natia Venezia, e quest'anno invece ha deciso certo. un ritorno a casa con i canti veneziani. Bella questa, questo libretto qui nasce per caso, perché mettendo ordine nel mio archivio ho trovato un fascicolo datato 1991, no? Dal titolo Canti veneziani, dove erano state raccolte alcune poesie dedicate a Venezia, perché ho lavorato tutta la vita a Venezia, no? Quella mia vita, diciamo, la parte più lunga della mia vita professionale a Venezia. E allora ho pensato così, ho detto, ma sarebbe bello, aggiungendo le poesie che ho scritto dopo, il 91, e messi insieme così, è venuto fuori quest'opera qua. Poi ho parlato con un'amica mia che abita vicino a casa nostra, la Mara Gavagnin, che è una pittrice straordinaria. Le ho detto, cosa dici se fai qualche disegno? Ma io le avevo chiesto disegno. E lei, entusiasta di questi canti veneziani, ha dipinto 7 tele. E sono bellissime. In acrilico, che sono raccolte qui dentro. E sono una cosa stupenda che io invito gli amici che ci ascoltano a venire mercoledì 29 alle 18 qui, perché ci saranno in esposizione anche i quadri con queste rappresentazioni pittoriche su Venezia, ispirate alle poesie. Cioè, c'è quella, la punta della dogana, e sullo sfondo c'è la punta della dogana, c'è San Giacomo d'Alorio, c'è San Giacomo, è tutto quanto una sinfonia d'amore per Venezia. Fantastico, fantastico. E non poi adesso facciamo una ponte per andare a raccontare un po' di Gerusalemme. Ci tengo tanto che mi racconti questo legame con questa Terra Santa, perché so che hai un legame molto forte che dura ormai anni, certo. E che lo racconti proprio di persona, questo bellissimo legame che ti lega ormai a vita. Ma il legame con la Terra Santa, il legame con i frati francescani della custodia francescana di Terra Santa, chiaramente, no? Che nasce qui con questo frate commissario che avevamo nel nostro territorio. Ricordo che il commissariato di Terra Santa è nato dal Doge 1392. La bolla che istituisce il commissariato di Terra Santa è datata, io l'ho visto, la bolla l'ho vista, l'ho toccata con le mie mani, 1392, dove istituiva il commissariato di Terra Santa a Venezia, San Francesco della Vigna. E la Repubblica era una cosa che se non ci fosse venuto Napoleone sarebbe ancora viva probabilmente Venezia, no? Sì. Cioè, le istituzioni della Repubblica Veneta erano così solide, così strutturate in modo organico, nei secoli chiaramente, ma erano forti socialmente parlando, si occupavano di tutto, no? Sia dei commerci, ma sia anche del disagio sociale, sia degli orfani come delle zitelle, va bene, ma anche delle prostitute si occupava, cioè di tutta quella fenomenologia sociale che richiedeva l'intervento dell'istituzione. E quindi, insieme con la vogaria, con la provveditoria che si occupava di certe cose, c'era anche la commissaria, che era una specie di istituzione che si occupava degli affari di altri, no? Quindi c'era un commissario, che non è quello della polizia nostro, chiaramente, non c'entra nulla, no? Che si occupava degli affari della Terra Santa. E quindi Venezia come Repubblica è stata la prima ad organizzare le donazioni per i frati francescani che erano lì dai tempi di Francesco d'Assisi, dal 1216. E da Venezia partivano le navi che andavano in Terra Santa, no? Quindi questo mio legame con la Terra Santa nasce perché Venezia
ha fondato il commissariato di Terra Santa, primo esempio nella storia, va bene? Secondo, perché avendo i frati qui a Treviso o a Venezia, era automatico che andassimo a lavorare con i frati francescani a Gerusalemme. E che dopo ti sei spostata a Betlemme a fare anche... Poi, siccome quando vai in Terra Santa vai a vedere tante cose, siamo andati a Effeta, perché a Effeta? Non perché si chiama Effeta, ma perché è gestito dalle suore Dorotee, figlie di Sacri Cuori, di Vicenza, e che erano le suore che gestivano l'ospedale di Mestre. Quindi Giorgia, quando parla che va a fare, va ad aiutare le suore Dorotee a Betlemme, ci va perché lei ha conosciuto le suore Dorotee dell'ospedale di Mestre, che erano infermiere, caposala, gestivano un po' le cose. Il legame è circolare, come vedi, no? C'entra la Repubblica di Venezia, 1392, c'entra i frati francescani, che erano qui, presenti, c'entra Effeta con Giorgia, che fa la logopedista di professione e quindi ha un bagaglio culturale anche non solo letterario e umanistico, chiaramente, ma anche di altra natura. Giovanna, tutta questa bellissima storia, a tutti questi, cosa puoi aggiungere e dare al pubblico un bellissimo racconto? Sì. Facciamo una definizione del tutto. Sì, guarda, volevo fare un ricordo di Francesco Luccianetti, che ha collaborato col papà per i primi libri, quasi tutti praticamente, a parte l'ultimo. Mi piaceva ricordarlo perché era una persona, purtroppo non c'è più, è venuto a mancare un paio d'anni fa, ma è una persona vulcanica, un artista tutto tondo che disegnava in qualsiasi momento, aveva proprio una mente creativa eccezionale e una preparazione storica anche molto, molto importante. E mi piace ricordarlo perché è una persona con cui abbiamo collaborato a lungo, e lui era una specie di vichingo, no? Perché arrivava con la barba lunga, i capelli lunghi, questi occhi azzurri come il cielo dopo un temporale. Lui era così, con uno spirito così, come il cielo dopo un temporale, spazzato da un vento fortissimo. Era un terremoto di idee, ed è giusto ricordarlo perché buona parte della trasposizione figurativa delle poesie del papà l'ha fatta lui, e quindi mi piace ricordarlo come una persona molto importante. Dopo, nell'ultimo libro, la Mara Gavagnina ha fatto i quadri in acrilico, sono molto belli, quindi grazie anche a Mara, che è stata fantastica, e quindi un bellissimo ricordo di Francesco, qui diamo un grande abbraccio. E un grazie anche a Mara, perché è stata veramente molto, molto sensibile e ha capito, ha colto nel segno molte poesie, le ha proprio colte nel segno. E la cosa bella è che Mara, essendo veneziana, su certe poesie secondo me si è trovata proprio in quello che lui ha scritto. Cioè si vede proprio dal segno, dal colore... E dalla dolcezza con cui ha dipinto, che ha capito perfettamente l'amore che ha il papà per Venezia. È straordinario, poi omaggiamo anche la vostra moglie, che ha contribuito a ispirarvi a molte cose. L'ispirazione, diciamo, la fonte di ispirazione di molte cose, questo è molto importante. In questo caso siamo con le richiamo, invitando tutti a seguirci ancora con la presentazione del libro Canti Veneziani. Io do saluto chi sta guardando questo video, vi invito tutti con grande entusiasmo a venire qui in via Cappuccina 15 il 29 di settembre, la settimana prossima, ad ascoltare queste cose che verranno lette e recitate da un attore bravissimo che è Adriano Spolaur. Sarà accompagnato un intermezzo musicale al piano da Marco De Marinis, un musicista di Spinea, ma soprattutto per la presenza
di Giorgia e di Giovanni, che faranno la parte del leone nella presentazione simpatica, divertente come sempre. Ecco, arrivederci a ecco tutti. Ecco il leone. E il leone è qua. Bene, siamo. Leone è qua.